social network dove passo più tempo è Facebook. Mi piacciono un po' tutti i social network, amo tantissimo Instagram, mi piace veramente veramente tanto e penso che abbia una crescita nonostante sia già grande, esponenziale in futuro. Mi piace molto Twitter, amo molto Vine, Snapchat. La cosa bella è che c'è una fetta di utenza che sta su tutti i social network e poi ci sono delle fette di utenze che stanno su un social network piuttosto che un altro. Quindi tu puoi vedere la stessa identica cosa messa su più social network, ha una reazione completamente differente da una parte all'altra. I social network vincono per visualizzazioni, vincono per viralità, vincono per sharing, vincono un po' per tutto. E quindi l'investitore ha imparato nel corso degli ultimi 2-3 anni a fidarsi anche di questo nuovo mezzo di comunicazione e a trovare dei paladini, diciamo così, dei talent, degli influencer che potessero raccontare la loro storia. Il primo mondo a testare tutto ciò e a trarne di beneficio è stato il mondo del fashion. Per cui il mondo del fashion blogging, Armani ha capito che mettendo una maglietta addosso a Chiara Ferragni o a Mariano Di Vaio o a Chiara Biasi o ad altri vendeva di più che facendo una pubblicità in televisione. Quello che noi abbiamo cercato è dargli un'altra vita a questi talenti, cercare di dargli un altro respiro. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare forse con i più grossi, per esempio Mariano Di Vaio, che è sicuramente l'uomo italiano più famoso al mondo, se non l'uomo blogger, fashion blogger più famoso al mondo, e a lui abbiamo cercato un po' di dargli la possibilità di vivere non solo sulle fotografie ma anche come il classico ragazzo italiano simpatico che poteva anche parlare davanti a delle telecamere. Siamo andati in Russia, siamo andati in Brasile, siamo andati in America, tanto che l'anno scorso, un anno e mezzo fa, Jennifer Lopez ci aveva chiesto di fare il suo ultimo video, abbiamo avuto proposte cinematografiche, quindi il processo stava dando i suoi frutti. Per cui se uno ha già un talento bisogna cercare di costruire su quello.